Ragazzi, spero che stiate tutti bene. Oggi siamo qui in questo nuovo video in cui vi mostro questa nuova filatrice che mi è appena arrivata da Amazon. Vorrei farvi vedere un po' le prime impressioni di com'è, com'è fatta, com'è e anche magari un paragone rispetto alla mia vecchia filatrice, sempre della Heinhell, però diciamo che era un prodotto più di fascia bassa, proprio entry level. Infatti, componenti tutti in plastica, ve ne avevo già parlato in qualche video. Ci sta per fare quelle 4, 5, ma anche di meno, di catene, ogni tanto, proprio una volta ogni, ci sta. Però se si vuole un qualcosa di più, secondo me, anche vedendo solo la qualità costruttiva, questo è decisamente meglio. Uno, il motore è grande praticamente quanto tutta la affilatrice. Cioè, è gigante. È grossa al doppio, i materiali... Cioè, tutto metallo, qualcosa di molto molto bello. Non penso che sia, cioè, meglio, non so se quella Oregon, che è, ho visto i prezzi e costano tre volte tanto, non so com'è quella Oregon, però questa sembra bella, almeno sembra. Poi adesso dobbiamo provarla. E niente, dai, ti danno in dotazione anche questa pietra che serve per levigare la mola e prepararla per tutte le varie affilature. Magari vuoi cambiare la geometria del dente, puoi farlo con questa pietra qua. Diciamo, ti danno anche questo per andare a vedere i vari spessori della mola. Ci sta, anche delle varie lime. Ti danno i vari forellini, secondo le varie tipologie di catene. E ci sta, carino. Bello, dai. Adesso magari provo a affilare qualche catena, così per vedere com'è. E ovviamente la recensione arriverà molto più avanti. Cioè, lasciatemela provare un bel po' di tempo, almeno da trarre conclusioni un attimino più solide. Ecco. E vabbè, dai, su, affiliamo qualcosa, dai. Sì, sì, questo. Vediamo un po'. Ah, bello, fatto così ci sta, effettivamente è un pelino, ma è un pelino.
Bene, a posto.